Domenica 26 maggio 2024 a Berlino è andata in scena la regina delle partite per quanto concerne il basket europeo, la finale di Euroleague, Real Madrid-Panathinaikos. Le due formazioni più vincenti della competizione hanno battagliato testa a testa, fino a quando, verde trifoglio, ha schiacciato la corona monarchica di Alfonso XIII, decretando l'assegnazione della coppa per 80-95 a favore del Panathinaikos. A pochi chilometri di distanza, in caso olimpico, invece, la disperazione era altissima. Anche loro avevano pregustato il sapore della finale, purtroppo negato dalle merengues. Così erano lì in attesa del giorno del riscatto. L'occasione capitò proprio da lì a pochi giorni. Finale di Conference League, ad Atene, nell'Hagia Sophia Stadium, dove ad attenderli vi era la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Anche in questo caso i greci partirono con gli sfavori del pronostico, senza però abbattersi. Si difesero e quando poterono attaccarono e immediatamente punirono. Ecco così che al minuto 116, un soffio prima che l'arbitro fischiasse la fine dei tempi supplementari, El Kabi, l'uomo della provvidenza, che aveva già siglato una serie di gol in semifinale nel duplice scontro contro l'Aston Villa, sfuggì alla marcatura di Gagnini, siglando il vantaggio per i tiri rossi e consegnando di fatto il primo trofeo internazionale della sua storia all'Olympiakos e dai tifosi ateniesi. Quanto imprevedibile lo sport, in grado di regalare attimi di gioia in un fazzoletto terrestre. Poc'anzi ho detto tifosi ateniesi, ma in realtà avrei dovuto circostanziare i tifosi del Pireo. Un errore ricercato però, perché Atene e il Pireo in una vita alternativa e avrebbero potuto essere parte della stessa città, ma troppo fiero era l'orgoglio di entrambe le realtà affinché ciò fosse possibile. Mare contro collina, porto versus urbe, periferia contro centro. C'è tutto il contrario di tutto all'interno di questa rivalità iconica, che dura da più di un secolo e che ora nel terzo millennio ha preso il volto e le sembianze di uomini alti e muscolosi, che giocano con la palla a spicchi da una parte e di sempre atleti alti e muscolosi dall'altra, che però preferiscono divertirsi con una palla sferica da prendere a calci. Basket e calcio, calcio e basket, i due sport nazionali per eccellenza in Grecia. Questa rivalità eterna viene racchiusa, tra l'altro, soltanto in pochissimi chilometri che separano le due città. Non sembra così netto il divario tra i 650.000 abitanti di Atene rispetto ai 160.000 di quelli del Pireo, se si guarda meramente il quadro amministrativo. Ma se si tiene invece conto di ciò che è comunemente intesa per Atene, ovvero l'area metropolitana, un'enorme macchia d'olio bianca che dall'alto del Partenone dà l'impressione che sia stata dovuta ad una disattenzione di Zeus quando si è improvvisato in bianchino dell'Olimpo. Il Pireo, dentro questa distesa indefinita di chilometri e chilometri di edilizia popolare, che tra l'altro hanno un nome, i greci la chiamano Polikatolikia, che significa letteralmente polis, quindi molti, e katolikia, appartamenti. In soldone case popolari costruite in fretta e furia per farsi carico dell'enorme problema del boom demografico che vide investire Atene nel primo Novecento. Questa immensa area di oltre 4 milioni di persone fagocita anche il Pireo, che ha sempre cercato di non omologarsi, mantenendo la sua indipendenza. Ecco un altro aspetto della nascita della rivalità tra queste due squadre storiche. Dopo questo antipasto storico, gustiamoci non con le papille, ma con il nostro sesto senso, l'immaginazione. L'aspetto che più ci interessa da vicino, ovvero quello calcistico. Oggi, infatti, vogliamo provare a raccontarvi come è stato possibile che l'Olympiakos, una piccola squadra di una cittadina della periferia ateniese, sia riuscita a diventare quello che è oggi, ovvero il club greco più titolato e riconosciuto al mondo. La rivalità coi vicini del Panathinaikos, che rappresenta il cuore economico e culturale dell'elite di Atene, fu fin da subito accesa. Infatti, nella prima gara ufficiale tra le due compagini, nelle fasi finali del campionato panellenico del 1° giugno 1930, l'Olympiakos ricevette una débâcle umiliante, un 8-2 in favore del Pana, in maniera schiacciante. Tra l'altro, a onor del vero, i tifosi dell'Olympiakos, che si sentivano già vincitori, arrivarono all'incontro portando sulle spalle una bara, in segno di sfottò verso i rivali. Ma la delusione fu tanta che la bara al termine dell'incontro venne subito smantellata. C'era un attenuante però in favore di quell'Olympiakos. Infatti, gran parte dei giocatori e l'allenatore stesso dell'epoca, pochi giorni prima, avevano giocato in nazionale in Romania e anche in quel caso avevano perso nettamente, 8-1.
Il trasporto, tra l'altro, avvenne in pullman e tutta la frustrazione accumulata risultò fatale nel momento della sfida. L'Olympiakos, nonostante la bruciante sconfitta, restava di gran lunga la squadra da battere. Fu fondato soltanto pochi anni prima, nel 1925, come società sportiva avente lo scopo di promuovere lo sviluppo del modello olimpico greco antico, ponendo come fondamento una base sana, etica e sociale dello sport. Era stato Notis Camperos, un alto ufficiale della Marina ellenica, a proporre il nome di Olympiakos e il profilo di un vincitore olimpico, incoronato dall'oro come emblema del nuovo club. Un ruolo fondamentale nella fondazione dell'Olympiakos lo giocarono fin da subito i cinque fratelli Adrianopoulos: Yannis, Dino, Giorgos, Vassilis e Leonidas. Grazie a loro Olympiakos vinse uno dietro l'altro i primi campionati del Pireo, un torneo locale prima che nascesse e si sviluppasse il campionato panellenico. In questo caso il primo storico titolo arrivò solo nel 1931, ma la forza dell'Olympiakos era già ben impressa nella mente di tutti. Per tre stagioni consecutive, dal 14 marzo 1926 al 3 marzo 1929, restarono imbattuti contro qualsiasi formazione greca, per un totale di 36 gare. Il loro dominio monopolistico nel campionato greco non si rivelò un fuoco di paglia. Il club vinse ulteriori 5 campionati in 9 stagioni negli anni 30, prima che scoppiasse la guerra. Questi trionfi non arrivarono per caso. Oltre ad avere una squadra sempre pronta a dare battaglia su tutti i campi, come si richiede ad un marinaio prima di salpare, vantava già all'epoca un pubblico caldissimo, fedele, in grado di incitare i propri beniamini in ogni dove. Un altro elemento che può spiegare il fenomeno Olympiakos di quegli anni si chiama Giannis Vassos, forse il giocatore più forte della storia dell'Olympiakos. Se i numeri a volte non dicono tutti, beh, in questo caso dicono molto, moltissimo. 450 gol in 364 partite, giocando per 18 anni per i rossi, dal 1931 al 1949. Ma appunto i numeri non possono dire tutto. Non possono dire che la madre del piccolo Giannis, durante la gravidanza, contrasse una malattia che mise in pericolo la vita sia di lei che del bambino. Durante la sua nascita, infatti, Giannis sviluppò un disturbo neurologico alle gambe che non gli impedì di giocare a calcio, nonostante la sua netta simmetria tra piede destro e sinistro. Pensate che Vassos, durante la guerra, si arruolò nell'esercito greco, ma ad un certo punto, per via della mancanza di viveri, si dovette arrangiare e trasformò la sua macelleria di famiglia in un negozio di liquori in nero. Venne scoperto e condannato a morte. Successivamente la pena venne tramutata in 5 anni. In realtà scontò soltanto un anno da prigioniero nel campo di lavoro di Tatoi e poi venne rilasciato per meriti di guerra. Nel secondo dopoguerra l'Olympiakos aveva visto gran parte dei suoi giocatori migliori ritirarsi. Ciò non impedì alla società di ricreare un altro gruppo storico in grado di diventare a sua volta leggendario. A Vassos si unirono Andreas Mouratis, Alekos Tsatsvaridis, Steolios Kouroklatos e Dionysis Minardos. La squadra del Pireo si aggiudicò così 9 titoli in 11 anni e 8 coppe in 13. Risultato strabiliante. È nel 1959 che l'Olympiakos fece il suo esordio nelle competizioni europee, nella Coppa dei Campioni contro il Milan, per l'appunto. Se l'incontro fu nel complesso equilibrato, alla fine del doppio confronto furono i rossoneri a spuntarla per una maggiore esperienza in gare di questo livello. Nel 1963 l'Olympiakos ottenne il suo primo titolo internazionale, diventando il primo club greco a vincere la Coppa dei Balcani, una competizione che, come dice il nome, si disputava tra le squadre dei paesi dell'est. A livello internazionale la crescita dell'Olympiakos la si può riscontrare nella Coppa UEFA 1973, quando eliminarono il Cagliari di Gigi Riva, diventando la prima squadra di calcio greca a vincere sul suolo italiano. Ancora più storica fu la gara di 2 anni dopo, il doppio confronto in Coppa dei Campioni contro l'invincibile Celtic Glasgow di Kenny Dalglish. Imbattibili letteralmente, dato che gli scozzesi in casa non perdevano da 36 gare. I greci passarono in vantaggio e spaventarono a morte i verdi, che riuscirono a strappare un pari. Nel ritorno la furia rosso-bianca prevalse con un 2-0 netto, dando la stoccata al ciclo degli scozzesi, ormai in via di estinzione. In semifinale arrivò l'Anderlecht. Se i belgi non destarono grande sospetto, a livello internazionale all'epoca era diverso e il risultato dell'andata lo dimostra. I viola si imposero senza discussione per un 5-1. Risultato che per molti sarebbe stato senza speranza in vista del ritorno,
non per l'Olympiakos, che come uno tsunami pian piano costruì la sua cresta dell'onda. Passò in vantaggio, raddoppiò e trovò anche il 3-0 immediatamente. Quando l'impresa era ad un passo, un gol annullato e un'espulsione ingiusta tagliarono le gambe a quella che sarebbe stata una delle più epiche rimonte in Coppa Campione per i tempi. La partita è tutt'oggi tramandata oralmente in Grecia, rimasta nella memoria come il massacro di Palotoi, in memoria del controverso arbitraggio di Karoly Palotoi. L'Olympiakos ha attraversato i suoi giorni più bui alla fine degli anni 80, fino alla metà degli anni 90. A metà degli anni 80 l'Olympiakos finì nelle mani dell'uomo d'affari greco Georgios Koskotas, che fu presto accusato e condannato per appropriazione indebita, lasciando l'Olympiakos profondamente indebitato. Il club attraversò un periodo di turbolenze amministrative fino al 93, quando Sokratis Kokkalis divenne azionista di maggioranza e presidente del club. Grazie alla sua presidenza il club visse forse il periodo più florido della sua ricca storia, sia in ambito nazionale che europeo. Attività poi ceduta nel 2010 nuovamente alla famiglia Marinakis, rappresentata oggi dal figlio Evangelos. Sotto la presidenza Kokkalis, in 18 anni l'Olympiakos ha avuto l'occasione di alzare 12 volte il titolo di campione in Grecia, ma cosa più importante, ha preso in affitto dallo Stato greco per 50 anni il terreno dello stadio, sul quale ha ricostruito quello che è oggi il Karaiskakis Stadium. Un'annata da ricordare in maniera particolare è poi sicuramente il 1999, per l'avventura europea. I Marinai infatti qualificarono i gironi di Champions League, in un girone dove videro come compagini Ajax, Porto e Dinamo Zagabria. Erano decisamente sfavoriti. L'Ajax aveva recentemente vinto la Champions League ed era arrivata in finale l'anno dopo. Questo poco importava ai Marinai. L'Olympiakos arrivò in vetta al girone, dettando le proprie regole in ogni incontro. Erano decisamente la rivelazione della stagione, e tutta Europa se ne rese conto definitivamente ai quarti di finale contro la Juventus. I bianconeri si erano portati in vantaggio per 2-0 e credevano che la qualificazione fosse in cassaforte. Ma come spesso succede, bastò niente per scatenare un incendio, specialmente se di fronte a una squadra come l'Olympiakos, che fa del calore umano e della torsida del pubblico il suo punto di forza. Il 2-1 strappato all'ultimo minuto mandò letteralmente fuori di testa i 10.000 greci venuti al vecchio delle Alpi. Il ritorno era una bolgia infernale, i campioni di Grecia si portarono in vantaggio al 12esimo ed attaccarono tutta la partita sprombattuto. Ebbero un'enorme occasione per raddoppiare quando il potente colpo di testa di Armantidis da breve distanza venne ipnotizzato da Michelangelo Rampulla. Nonostante ciò, il biglietto per le semifinali era nelle loro tasche, almeno fino al minuto 85, quando la Juventus, che fino ad allora non aveva creato alcuna occasione durante la partita, trovò il pareggio grazie alla complicità del portiere Dimitrios Eleftheropoulos, che fino ad allora si era rivelato come uno dei perni di forza della squadra ellenica. Eleftheropoulos, per chi se lo ricordasse inoltre, avrà nel corso dei primi anni 2000 una breve parentesi anche da noi, vestendo le maglie di Messina, Ascoli e Siena. Nonostante la grande delusione per la mancata qualificazione alle semifinali, la presenza della squadra ai quarti di finale di Champions League assunse i connotati di un'impresa ugualmente, probabilmente la migliore della sua storia, finché l'inaspettato exploit di quest'anno non ha reso eterno l'Olympiakos, consacrandolo come primo club ellenico ad alzare un trofeo internazionale. Orgoglio, appartenenza e vittoria. Questi sono stati i tre grandi cilindri del motore Olympiakos, che in Grecia ha sempre dettato legge, ma che anche a livello internazionale ha potuto finalmente sfoggiare il proprio credo.